Ciao a tutti ragazzi, qui è Xavian e bentornati su Darkness Falls. Ebbene, ci troviamo vicino alla nostra base più o meno, cioè dove abbiamo un'altra missione di grado 2. E purtroppo qui accanto a noi non solo c'è qualche zombie dormiente, c'è anche un orso che sembra particolarmente arrabbiato. E vediamo un po', oggi sto facendo un cambiamento abbastanza interessante per quanto riguarda la registrazione, per quanto riguarda i video e così via. Perché in pratica sto utilizzando invece della scheda grafica come encoder, sto provando a utilizzare il processore. Voglio vedere un pochettino come si comporta, perché in teoria il mio processore è abbastanza potente da potersi permettere effettivamente questa cosa, solo che purtroppo ancora non mi permette di registrare nello stesso momento. Non so se è una questione che magari è 7 Days to Die, che purtroppo quando fa caricamenti diventa un po' pesante, ma allo stesso tempo purtroppo non posso fare quella cosa che avevo pensato, del tipo, ok, registro gli episodi allo stesso tempo, e così dovrei risparmiare anche un sacco di tempo nell'editing, perché sapete, andare a guardare un pochettino. Aspetta, ma questo orso. Ah, quindi quest'arco. Quindi in pratica quest'arco lascia tipo una sorta di veleno. Non l'avevamo ancora, almeno non l'avevo ancora capito. Comunque, stavo dicendo che sarebbe stato fantastico se avesse funzionato sin da subito questa cosa, perché sicuramente avrebbe aiutato. Minchia! Ok, va bene. Posso dire che non me l'aspettavo. Cioè, oddio. What the fudge? Cioè, che cazzo di problemi hai? Cioè, probabilmente. Cioè, l'avevo già vista prima per terra, però mi ero completamente dimenticato della sua esistenza. Perché, come dire, l'orso aveva coperto tutto, mamma mia. Sono saltato in aria perché non me l'aspettavo. Comunque, dicevo, è sempre un peccato che purtroppo non si è riusciti a fare questa cosa, ragazzi. Però sicuramente ci arriveremo a fare anche questa registrazione la live con la registrazione già annessa, in modo da rendere il tutto anche molto più semplice. E soprattutto penso che la qualità anche aumenti a livello generale, non lo so. Ovviamente è una cosa che dovrò un po', sulla quale dovrò lavorare, perché giustamente devo probabilmente cambiare qualche impostazione grafica, non ne ho idea esattamente del motivo per cui. Oh, ok. Per cui se la veda così brutta. Perché letteralmente il processore, ragazzi, dovrebbe essere in grado di fare questa cosa molto tranquillamente. Tu sei Feral. Però sei anche morto. Ok, quindi stiamo facendo quest'altra missione. Vediamo un pochettino che cosa accadrà. Abbiamo qualche altro operaio zombie normale per il momento. Come mai ancora c'è la musica di sottofondo? Cioè, con tutto che ho le cuffiette che non mi fanno sentire un accidente, riesco a sentire vagamente la musica di sottofondo. Ok, magari. Svegliati. Ecco, penso che siamo riusciti a svegliare quel tizio. E tu che vuoi? Mamma mia. What? Da dove? Excuse me? Ah, grazie. Ma che stai facendo tu? Cioè, no, non l'ho capito onestamente, ragazzi, vi giuro, non ho capito che ha fatto sto zombie. Wait, what? Ok. Niente. Niente. Allora, da questo lato secondo me qualcun altro ce n'è. O no? No. Ok, come dobbiamo entrare nella struttura principale da qui? Immagino dall'acqua, non so perché. Potremmo provare da là, quindi è tutto bloccato. Vediamo di qua. O no? O dobbiamo. Cosa? What? A proposito di what, dovevo mettere dei punti. Ora che ci penso, ragazzi. Allora, abbiamo un po' di punticini, grazie anche al fatto che siamo saliti di livello. Direi che possiamo mettere. Magnum Crafting Winchester AR15. Ok, proviamolo. Macellazione strumenti. Ricetta coltello da caccia.
Tiratore. Sblocca il tiratore di fucili e parti. Non so esattamente che arma sia, cioè purtroppo non ne ho idea. Però abbiamo un bel po' di roba. Sblocca 7,62. Oh, ok. Le 7,62, se non mi sbaglio, sono i proiettili lunghi. Quindi dobbiamo sbloccarli al più presto. Perché mi è stato consigliato dal buon Paradosso di cercare di sbloccare al più presto questa roba. Perché, come dire, sarà molto utile più avanti. Comunque, a parte questo, quindi abbiamo sbloccato nuovi fucili che sicuramente proveremo a craftare. Giusto per. Oh, wow. Ma che vuoi tu? Forza. Oh, caspita, ma mi ha dato anche un colpo di lag. Però a quanto pare il tizio è tornato tipo. Cioè, quel cane è tornato letteralmente indietro. 20 km. Allora, chiudiamo la porta che non si può mai sapere cosa ci attenda. Ok. Fero alle ragazzone qui. Ma non è stato un big problem. Però ho svegliato qualcun altro, ma credo che possiamo uccidere intanto questi zombie che sono qui dentro. Non riusciamo a ucciderli se non li abbiottiamo. Però siamo abbastanza fine. Com'è la situazione qui esattamente? Chi sei tu? Ah, sei un operario normale. Bravissimo. Qualcos'altro? No. Cos'è? Ah, una di ferro. Rottami di ferro. Ok. Rottami di ferro. Club. Ok. La mazza di rottami. Vabbè, ragazzi, avete capito? Cioè, perché leggo queste cose? Caspita, che trollano. Ok, i proiettili li pigliamo più che volentieri al solito. Gli armadietti. Cowboy. Per le librerie, vediamo un pochettino se c'è qualcosa di buono. Yappa! Yappa, 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 yappa. Mi piace un sacco l'idea di usare l'arco composto, che poi da una parte lo chiamano composto, da una parte composito. Eh? Cercando di leggere, ragazzi, non so se. Scopri come le imbarcazioni, il proprio munizioni della lettura di questo libro. Eh? Dovrei rimettere il gioco in inglese, ragazzi, credetemi. Cioè, in certi momenti sarebbe molto più comodo per cercare di capire che cos'è sta roba. Perché, veramente. Ah, ecco dov'è. Immaginavo fosse un feral. Oh, c'è un altro lì. Non ho capito che cosa hai fatto come movimento. Siete gli ultimi per caso? No. Oh. Abbiamo un'altra di quelle zone, ragazzi. Cioè, di missioni dove forse. Oh! Però. Discesa rapida. Forza. Avanti il prossimo. Altro? Dai, riprova, sarai più fortunato, su. Partecipante numero 3. Ah, qua c'è il numero 1 però, che è tornato finalmente. Ed è sceso di nuovo, e niente, poverino. Ok. Allora, abbiamo trovato quindi il pacchetto, o comunque il. Coso, le provviste di White River. Ma dove dobbiamo trovare altri zombie? Altri zombie. Dove stanno? Dove stanno? Cado. Aspetta, che cosa c'è? Qual è il problema? Che hai? Cioè, c'è una porta aperta, ma veramente va, io non lo so. Che cavolo? Diazepam, fucile danni, hip fuoco diffusione, acqua meno 30, durata 5. Un farmaco spesso usato dai cecchini per calmare i nervi e ridurre la mano tremante. Oh. Attenzione, qualcosa di scritto in italiano perfettamente corretto. Che abbia un senso logico più che altro. Ah, ecco da dove si scende. Yeah, boy. Un Viper 93 is here, boys. Allora. Headshot. Beh, facciamo un rumore, dai, si sveglia. Niente.
piccone, vabbè. Sto libro, ragazzi, cioè, non so, ricarica settimana. Ah! Vuoi vedere che... Ricarica settimanale, questo. Oh, un altro punto. Wow! Quindi questo vuol dire che abbiamo letteralmente sbloccato i proiettili d'acciaio 7 e 62. Quindi i proiettili quelli grandi, ragazzi, di nuovo. Così. Ah, ecco come funzionano i libri, quindi, in questa mod. In pratica ti fanno aumentare il livello in base, ovviamente, alla ricetta. Quindi, carino questa cosa. Cioè, credo di aver capito così, perché effettivamente abbiamo fatto fino a poco fa, quindi... Allora, apriamo. Grazie al nostro caro piede di porco. Ehi. Allora, là c'è un altro che praticamente ha un'aura potentissima, questo zombie, che riesce a controllare l'acqua. Ma che problemi hai? Ok. What? Va bene. Qui non puoi respirare. Signor sì, signore. Ok, sembrerebbe che qui abbiamo fatto tutto. Ce n'è qualcun altro sopra. Scotch. Piedi di porco a me. Schifo. Una fucina. Distrutta ma con un'incudine. Quindi questo vuol dire che ci dà la possibilità di farne un'altra. La mia voce per qualche motivo se n'è andata per un attimo, ragazzi. Scusatemi. Allora. Allora, che cosa abbiamo qui? Niente, barile arrugginito. Niente, scaffale da negozio. Un computer. Ehi, parte elettronica. Qualche cosa. Che cosa? Ah, ok, lo schema delle porte. Questo qua lo possiamo scrappare. Anche perché, se non sbaglio, siamo abbastanza vicini a fare un nuovo libro per una nuova classe. Quindi quello potrebbe essere davvero comodo. Penso che qui facciamo tipo una quantità di rumore pazzesca. Guarda se trovi qualche scheda video, veramente. Che poi, ragazzi, la cosa buona è che ho sentito dire che, cioè, non so quanto sia vero, effettivamente penso di sì. A quanto pare finalmente le schede grafiche forse stanno cominciando ad avere un calo grazie a alcune leggi che sono uscite fuori in Cina, roba, cioè, in generale contro il data miner. Quindi potrebbe essere una cosa molto buona, perché devo fare un paio di computer, ragazzi, come si suol dire. Non per me, ovviamente, però per lo Stefano. Così probabilmente spero che potremo giocare anche assieme a Seven Days to Die senza che lui debba venire per forza qui, il che aiuterebbe un bel po' per certe registrazioni e cose varie. Anche perché ogni volta qua era un po' un traffico per cercare di fare le registrazioni. Rust se può. Cioè, comunque in generale vedremo un po' cosa uscirà fuori. E poi ci sarà Viper 92, al quale pure ho creato un piccolo setup molto veloce, ma che dovrebbe essere pretty good. Però al solito manca la scheda grafica. Qual è il senso di... Scusate. No, ora qualcuno mi deve spiegare il senso di questa porta qui. Ok. Allora, un zombie sotto. Ma sotto dove? L'altezza è questa. Sembra la stanza di Bender di Futurama. Effettivamente. Ecco dove sta la roba. Oh, ma che hai? Si è portato la testa. E che caspita. Allora, cosa abbiamo qui? Niente headshot purtroppo, ma va bene così. Vabbè. Ah, bene. Che posto, ragazzi, complicato, devo dire. Vediamo, riusciamo a scammare. Ecco. Un po' triste. Set di utensili. Questi li possiamo utilizzare per qualche altro banco, credo. Che abbiamo già trovato questa roba, però non si può mai sapere quando vorremmo... Cioè, in realtà quando ci sposteremo da qua, chiaramente prenderemo le cose più importanti, almeno quello che possiamo portare. E allora, direi, ragazzi, che è arrivato il momento di tornare
al nostro trader e vediamo un pochettino che cosa fa. Vorrei finire il tier 2 al più presto, a livello di missioni. E quasi quasi, allo stesso tempo, potremmo anche dare un'occhiata a che materiali servano esattamente per costruire le prossime armi. Che ne dite? Potrebbe essere un buon obiettivo per noi. Ok, se lo dici tu. Allora, recupero... Accidenti. Ancora grado 2. Senti, devi stare calmo, eh. Allora, che cosa avevi tu a disposizione per noi esattamente? C'era qualcosa di buono? I ravioli? Questi sì che sono ravioli. Peccato che danno 20% di avvelenamento da cibo. Una vera e propria schifezza. E sti cosi costano un sacco. Wow, quanto te costa sta roba. Nessun prezzo di vendita. Ah, io li vorrei comprare. Un po' bagadiccio a quanto pare. Vabbè, niente di troppo particolare. Arrivederci e baci. Vediamo un pochettino Ugabdano che cosa ci dà. Cosa ci dai, Gabidano? Gabidano, cosa ci dai? Guarda la webcam perché mi sono accorto che sono leggermente tipo spostato. Solo che sto più comodo, ragazzi. Ops. Perché sei ferito, Gabidano? Allora. 55 metri. Can you help me with... Well, alrighty then. Let's get the ball rolling. Cioè... What? Se... Veramente? Ci ha fatto questo regalo? Really, man? Cioè, dovrebbe essere proprio questo. Andiamo. Ah, quello di là. What? Wow. Proprio easy. Ok, allora, prima di andare però, ragazzi, vediamo cosa serve per costruire qualche fucile nuovo. Giusto per farci un'idea, no? Allora, prima intanto mangiamo un secondo, così... Che poi, ah, caspita, ecco, al solito, non ho usato nessuno di tutti e due gli occhiali. Sono proprio perso totale dalla vita. Allora, vediamo, banchi da lavoro, va bene. Questo cosa serve? Strumento crafting, sledgehammer crafting, banchi da lavoro... Scrap strumento. Pex sbloccato via books. Ok. Gun crafting di livello 4 è necessario. 9 mm hollow point. Sanno le punte rosse tipo? Boh. Non saprei. Winchester. K47 ce l'abbiamo. Armatura di cuoio. Biciclette, minimoto. Dobbiamo imparare anche a... fare possibilmente. Vediamo qua, c'è qualcosa. Si può creare banco da lavoro del meccanico. Sblocca la ricetta tannica di benzina. Ok, roba inventore. Questo dobbiamo arrivare. Intera lavorazione livello 10. Fucile da caccia e gli strumenti. Sblocca le ricette. Cosa serve? Completare la catena. Questa ce l'abbiamo. È il livello 50. Quindi questo qua lo sbloccheremo tranquillamente a livello 50. Banco da lavoro del meccanico. Chissà se c'è qualcosa di interessante effettivamente. Recupero 80%. Non è che queste cose mi facciano tipo ridere. Advanced Engineering. Sblocca la ricerca del casco di mining. Sblocca il banco da lavoro del dardo ricetta trappola. Guadagno 20% dal kill con le trappole, immagino. Sblocca la ricetta, la torretta fucile, torretta automatica, auger e motosega addirittura. Macchinista, sarebbe possibile mestiere il crogiuolo. Le cose d'acciaio, sì, direi proprio che questo potrebbe essere comodissimo, assolutamente. Allora, AR 15. Ah, la R15 sarebbe l'M4 qui. Ok. Ok, auto rifle non sembra troppo complicato. La K47. Fucile automatico stock. Polimeri e lingotti d'acciaio, abbiamo fatto bene. Quale altra arma abbiamo sbloccato effettivamente? Cioè, perché la P225. La P225 è un'arma che non conosciamo completamente. Cioè, è una pistola, però vediamo un po'. P225. Hello. Pistol barrel. Guardalo un po'. È un po' il PNG. C'ha i bordi bianchi ancora, caspita.
Ingotti d'acciaio, queste cose qua dove le possiamo fare esattamente? Dal nostro banco da lavoro, per dire? O serve un banco da lavoro specifico? Allora, P225. Sì, ho l'impressione, forse cosa si deve fare? Crafting tornio? Porta. Ah, ok. Ok. Stavo dicendo. Il tornio, che cos'è il tornio? Non, vi giuro, non l'ho mai sentito in vita mia, sta cosa. Però ho sentito anche che c'è qualche ospite, però vabbè, lasciamolo divertire un po'. Il tornio, visto che lo chiama così, dovrebbe essere questa. Ah, oh, forse sta usando la batteria, sto coso. Allora, perfetto, quindi abbiamo qui tutto quello che ci serve. Lingotto d'acciaio, parti meccaniche. Allora, per fare lingotti d'acciaio, vediamo un po' se possiamo già farli effettivamente questi lingotti d'acciaio, perché li ho sbloccati, però ho pensato adesso, caspita, ma non è che serve qualche cosa tipo la fucina avanzata o roba del genere per l'acciaio, perché non mi ricordo. No. Richiede il crogiolo. Oh, oh. Il crogiolo per farlo? 100 lingotti di ferro. Un botto di sassi, un po' di petrolio, parti meccaniche, argilla, ok. Quanto iron abbiamo? Perché quello potrebbe essere il nostro obiettivo. E poi ragazzi ci andiamo subito a fare questa missione che è letteralmente davanti a casa nostra. Cioè, fenomenale. Yeah, non abbiamo. Oh, aspetta, abbiamo direttamente l'acciaio. Vediamo se possiamo un attimo rubargliela, tra virgolette. Se possiamo evitare di fare tutto questo enorme traffico. Allora. P225, allora. Questo ci siamo. Poi. Pistol grip. Non credo proprio che gliela possiamo scammare. No, 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 no. Pistol barrel. Questo lo possiamo fare veramente facilmente. B225, caspita. Cos'altro ci serve? E pistol parts. Diciamo che ci serve un pochino d'acciaio. Quindi dobbiamo fare necessariamente il crogiuolo. Per fare il crogiuolo, quindi ci serve. Un putiferio di ferro, ragazzi. Semplicemente un putiferio di ferro. Che fortunatamente abbiamo a nostra disposizione. Quindi dobbiamo solamente posare questo. Posare un pochino di cosine in più che abbiamo. Potremmo fare un'altra fucina al solito, ma per ora mi secco. Oh, aspetta. Pistol grip, pistol parts. Ciotto matte. Ciotto. Un momento. Perché sbaglio, abbiamo tutto. Forse servivano parti meccaniche. Non mi sto ricordando al momento. Io ho la mia memoria. Perché non pensavo onestamente di trovarmi già queste cose fatte. Pulito, pulito. Vediamo. P. Ricevitore della P225. Poi P225. Pistol barrel. P. Barrel. Lo facciamo, letteralmente ci mette un secondo. Cioè, abbiamo la nostra pistola, ragazzi. Very, very, very nice. Ovviamente non so se è meglio di quella che abbiamo noi di base, ma se c'è una cosa che so è che vogliamo provare a utilizzare qualcosa di diverso. Non l'abbiamo ancora usata, facciamolo. Why not? Allora, passiamo un pochino di roba perché diciamo che ci siamo ritrovati pieni, pieni, pieni. E che dire, sono abbastanza soddisfatto perché per una volta abbiamo avuto un pizzico di fortuna perché ho ottenuto qualcosina da presso. Oh, questo qua ce lo teniamo qui. Meglio di questo sicuro. E poi posiamo questo, posiamo questi. Quindi non dobbiamo perdere troppo tempo per il momento a fare acciaio né nient'altro. Va bene. Allora, ragazzi, aspettiamo solamente che sia pronto, che sia pronta in generale la pistola, così non mi faccio stare qua fermo e guardare a me che praticamente faccio inventory management. E quindi a tra pochissimo. Ok, ragazzi, abbiamo. Ma. Non la possiamo riparare? Oh. Ma davvero? Cioè. Oh no. Beh, di certo non la posso distruggere, cioè non la voglio distruggere, però what? Cos'è questo scam? Ehi! Ehi! Ma come?
Vabbè, vuol dire che doveva andare così, ragazzi. Come, che dire? Allora, fatto il nostro caro screenshot, vediamo un pochettino che cosa ci attende qui in questa caglietta. Caglietta, caglietta. Il nostro vicinato è di nuovo diventato pericoloso, ragazzi. Di nuovo pericoloso. Ehi. Cosa stava facendo esattamente sto zombie? Non l'ho capito, però mi fido. Allora, saliamo sopra. Uè, cos... What? Vabbè, niente di troppo particolare. Ma questo è morto. Ah, ti prendo le gambe. Ok, arrivederci. Molto fast. E che cos'è? Proprio fast AF, cioè una tier 2, non me ne frega niente, giusto? Aspetta, ecco. Ok, da nerd. Così, exp. Ui, ho visto vagamente qualcosa. Cos'è? Scheda del sensore di movimento. Comodo. Questo qua lo potremmo vendere, perché no? Questi li scappiamo direttamente, perché proprio, whatever. Non ci interessa. Questo è chiuso. Questo è bloccato pure. Certo, ragazzi, se avete qualche informazione riguardante questa pistola, comunque non mi dispiacerebbe. Cioè, del tipo, ma veramente non la posso riparare? Oppure devo ripararla in qualche posto specifico? Cioè, non ci rimarrei piuttosto male. Devo essere sincero con voi. Cioè, dopo che l'ho fatta così contento per provare qualcosa di diverso. Cioè, arriva e se la uso per niente si rompe e non la posso riparare. Cioè, che cos'è sto scam? Uno scam bestiale, proprio. Dov'è? 3 metri. Ah, mamma mia, non avevo visto questo. Ok. Stavo cercando la cassa, ragazzi, con... Uè. Ma che hai? Che caspita di problemi c'hanno certamente questi zombie che vanno in giro. Non ho la mia ascia. What? Ok, vabbè. Con calma. Apriamo questo qua perché la mia ascia a quanto pare sa dove è finita. E vabbè, pazienza. Cose che capitano. Coffee. Qui sotto secondo me c'è qualcuno di arrabbiato. Lo proviamo. Oh no. Vabbè, sono troppo scarsi sti zombie per sprecare proiettili. Soprattutto durabilità. Appestata. Perché mi fanno ridere come cascano? Sembrano tipo sacchi di patate, che ne so. Qua secondo me la dobbiamo usare, non lo so perché. Da parte lui. Ah, era tutto qui, ma veramente, dai. Cioè... Che tristezza, ragazzi. Non c'era nemmeno un feral questa volta. Contento di non aver sprecato il punto per mettere il punto sul... Che ho detto? Meno male che non ho messo comunque il livello sulla pistola, cioè sulla Magnum prima, perché era l'ultima arma che mi mancava, avevo la tentazione di metterla, poi meno male che l'abbiamo trovata adesso almeno. Però come dire, abbiamo trovato un ricevitore bello completo, pulito pulito, della P225, così a caso, dopo che ho dovuto aspettare, l'ho dovuto fare, ho dovuto usare materiali, bla bla bla. Niente, ragazzi, purtroppo veniamo trollati costantemente da questo gioco per queste cosine, ma va bene. E che fare, ragazzi? Che bello questo bianco. Solvente, la tintura colore... Sporti, si installa, lo salto, lo smetti. Vediamo.
Non cambia colore. Cioè, proprio è lo scam dello scam sta pistola. È un po' meglio sicuramente di danno, però, caspita. Andiamo, possiamo metterla qui? No, direi proprio di no. A meno che il solvente non sia il colore bianco, ma è soltanto qualcosa per togliere il colore, tipo. Perché solitamente in teoria dovrebbe funzionare così, no? Cioè, o sono io. Cioè, ma queste cose non cambiano proprio colore, che caspita. Veramente. Boh, vabbè. Mi sembra un po' uno scam tutto ciò ancora una volta. E niente, ragazzi. Abbiamo completato la nostra missione così velocemente. Siamo andati proprio dritti. Abbiamo tirato proprio drittissimi. Potevo anche usare Lucky Googles per lootare. Ragazzi, purtroppo, come dire, mi secca cambiare costantemente gli occhiali per lootare, per prendere exp, bla bla bla. Cioè, mi secca. Motosega. Quella è comoda. Anche se non l'ho mai usata in realtà. Però potrebbe diventare particolarmente comodo. Ok, per una volta non devo fare nemmeno un taglio, cioè non ho dovuto fare nulla prima di arrivare al commerciante, che è fantastico, che cazzo stavo per dire, non lo so. Fantastico. Capitano. Gruppo di scatto, ma c'è, cioè, ma vabbè. Qualche lavoro? Recupero? No. Facciamo questo. Sì. Thank you very much. Va bene, quanto tempo abbiamo a disposizione per noi? Ancora non troppissimo, ma possiamo andare a fare tipo i giorni da cane sono finiti. Ahio, qualcosa mi è entrato un attimo nell'occhio, qualcosa di non gradito. E fatto questo, direi che possiamo andare lì a fare queste altre due missioni, visto che abbiamo la possibilità, ragazzi. Facciamolo. Magialino. What? Cos'era questa animazione? Cioè, l'ho fatto cadere. È svenuto. Veramente è svenuto. Che caspita ne so. Comunque, prima di fare la missione, ragazzi, direi che proviamo un attimo a picchiare questo zombie. Che cazzo? Cos? Quella maglietta è un po' strana, per dirla in maniera semplice. Ah, signor Orso. What? Ma lo stiamo aiutando o no? Ah sì. Diciamo che non è facile colpirlo quando impazzisce, certi momenti. Più che altro se riusciamo a indebolirlo non è male. Non so che cosa ho detto esattamente. I colpi stanno rafforzando. Perché ora? Allora, o prima, cioè all'inizio dell'episodio quando abbiamo ammazzato quell'orso ci vedevo male io, però prima perdeva HP, adesso perché no? Che cos... Guardate un pochettino come cado tra poco e vi fate quattro risate. Perché devo scappare allo zombie? Caspita, ma io perché sto così tanto piegato? Mamma mia. Ah, ecco, ho perso... Sta perdendo HP, infatti. Certo, a 1 a 1, non so cosa stia provando a fare. Magari la smettesse di pattinare, sarebbe fantastico. Sembra un glitch nel Matrix, che ne so. What? Ragazzone, un attimo. È successo veramente alla fine di cadere. Però ok. Non è un big problem perché comunque mi sono lanciato con la certezza che veramente lo uccidevamo con pochissimi colpi. Gli abbiamo sparato letteralmente due proiettili e gli abbiamo fatto male. Quindi quest'arma alla fine non è male. Certo, capire se effettivamente, ragazzi, questo ve lo chiedo a voi per informazione. Si può riparare davvero quest'arma oppure dobbiamo rifarla tipo da zero e poi unirla al, come si chiama, al banco da lavoro. Cioè, non so, effettivamente. Un'ambulanza. Shh.
non fare casino, mamma mia. Vabbè, whatever. Allora, prima di entrare dentro, siccome abbiamo un botto di roba, top 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 top, e cominciamo. È quasi notte, ragazzi. Dobbiamo essere rapidi. Sup bros. Quanta roba che è apparsa. Ok. Bleh. Che c'è? Problems. Ok. Chicchi di caffè. Ops. Upsi. Vabbè, tanto se c'è qualche cosa. Va bene, va, facciamo come le persone serie, va. Cioè, come fare una missione in poco tempo, fregandosene altamente della situazione. Se ci sono feral, se ci sono cose pericolose. Fedic. What? Che cosa è successo adesso? Questa la vogliamo evitare un attimo. Ah. Salve signora. Cioè. Bene. Aha. Forza, 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 forza. Faster, faster, faster. Huh? What? Ah, ecco dove. Un po' fluttuante la cosa, ma. Shhh, mamma mia, che casino. Con tutto che non lo sento bene. Shut up. Allora, cosa abbiamo qui? Shumway, Shumway. Ci dà le cose che ci fanno venire il mal di pancia. Ciaccia. Non so perché sia diventato così canterino all'improvviso. Deve essere un po' l'ignoranza. Vabbè. More Shumway. Hello. Il Gendobus. Allora. Niente di che. Qui. Poco pathetic. Allora. Facciamo questo. Una mini cassaforte. Che facciamo, ragazzi? Ci vogliamo provare a sfidare la sorte? Allora, qua chiudiamo un secondo. Cominciamo. Niente, non mi dovevo fermare con le mani, ragazzi. E niente, non ha funzionato. Stavo provando a usare lo sforzo per... Non funziona. Ah, sì, stai prendendo, bravo. Niente. Riproviamo. Nice. Ricettore shotgun, però. Almeno risparmiamo su qualcosa. Magari vogliamo fare qualche shotgun. Chissà se c'è tipo lo Spas 12 o qualcosa. Sarebbe carino. Tanto per avere un fucile a pompa diverso dal solito. Salve. Una cosa nuova per noi. Oh no. Ho ripreso a dire il salve. Oh no. È finita, ragazzi. E vai, niente avvelenamento per noi. Ma a questo punto, dove stanno sti zombie che mancano? A parte il piano di sopra. Ma soprattutto, come si sale? Cioè, solitamente sti posti. Cioè, in teoria questi tizi dovrebbero svegliarsi. Invece no, continuano a dormire. Te la io. Lei mi sembra un po' in difficoltà. Aspettate che l'aiuto. Bene. Quasi finito le frecce. Pazzesco. Infatti, guarda qua quanti zombie ci sono. Come mai non si sono svegliati? Vabbè, non vi preoccupate. Tanto mo si fa notte e sono guai. Saranno guai. Wow. Onestamente non è di certo l'immagine migliore del mondo questa che abbiamo appena visto noi.
Allora, facciamo una bella cosa. Allora cascate. Ovviamente tu non potevi buttare un loot, no? Colla, nice. Easy. Perfetto. Adesso dovremmo riuscire a salire un attimo sul tetto. Oh, ops, perché la lancia non lo so. Dovremmo riuscire a salire sul tetto a uccidere gli altri, visto che lo sappiamo. Fernandos. Vabbè, va, spicciamoci. Vediamo quanto danno facciamo. One shot. Chiaramente non sarebbe necessario, però l'abbiamo fatta, usiamola. Yeah boy. Oh, come sotto? Oh no. E dov'è adesso? E soprattutto cosa c'è qua? Scorta segreta. Oh oh! È arrivata, ragazzi. Cosa abbiamo qui anche? Oh, il mirino per 8. Mamma mia. Fenomenale. Ok, la magnum anche. Abbiamo trovato nuova roba, soprattutto un... Aspetta, no. Devo fare modifica. Mirino per 2, a questo punto possiamo usare su un fucile d'assalto. E questo per 8 lo mettiamo. Mirino per 8 sulla pistola. Vediamo, vediamo cosa succede esattamente. Non lo posso nemmeno mettere, posso mettere il per 2. Cos... Wow, un olografico addirittura. Che strano. Purtroppo niente, non lo possiamo mettere sul perotto. Vediamo sulla... No, niente. Niente, ragazzi, addio sogni di gloria. Vabbè. Quanto... Scusate, quanto è esattamente? Perché forse è la prima volta che riesco a trovare un mirino per 8. Ah, ok, la differenza c'è, come. Ora sì che possiamo fare i cowboy. Yeah. È tempo di fare casino, ragazzi. In realtà non parlano così, penso, i cowboy. Dovrei avere tipo una gomma e soprattutto non hanno la bocca tipo tutta storta quando parlano. Si è fatta notte, ragazzi? No, perché potrebbe diventare un bel problema. Oh. What? 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 Sì, si è fatta notte. Accidenti. Ok. Missione compiuta. Vai, è tempo, ragazzi. Usiamola un pochettino. L'abbiamo trovata. Boom, boom. Yeah. Hell yeah. Ah, I take pleasure in gutting you, boy. Ah, yes. Pessimo. Wow. Bijou, bijou. Wow, che suono che fa. Abbastanza soddisfacente. Ok, però fa veramente troppo casino. Cioè, non è il caso. Ok, ragazzi, ovviamente questo episodio sarà durato tipo tantissimo, perché mi sono divertito un mondo, sinceramente. Perché abbiamo trovato tante cose, abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Chiaramente sono molto molto contento di aver trovato anche qualcosina di diverso. Devo fare anche la missione dei cani. Oh. Vabbè, vuol dire che la faremo nel prossimo episodio. Cioè, subito dopo questo qua, ragazzi. Anche perché continuerò a registrare un po' più tempo oggi. Quindi lo sfrutterò. Io vi ringrazio comunque come sempre per la visione, ragazzi. Spero che vi siate divertiti. E come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, se magari devo fare un qualcosa di particolare, che, o che ne so, magari avete qualche richiesta in particolare, non so, magari costruire una bella casa tipo... Ah, qua c'è un bello spiazzo, perché no? E che dire, io vi ringrazio come sempre per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!